Bentornati ragazzi in questo freschissimo video. Beh, direi che non fa troppo caldo, però il sole ci sta aiutando. Ci troviamo nel mio piccolo bike park. Se ve lo siete persi, ragazzi, vi lascio qui sopra il video dove andiamo a costruire questi salti. Oggi sono in compagnia del mio amico Christian, quale mi sta aiutando a togliere i teli, e fra poco andremo a fare il bike check della sua fantastica bici. Ma ora, sigla! Oh Cristian, ma cos'è sto scarabocchio qua? Firma dietro con testa. Perché una volta era la sua. Ah, quindi questa è la bici. Questa è la bici dietro con testa, ragazzi. E siamo pronti per il bike check. Allora, abbiamo un bellissimo telaio Rose Pike's Peak, spoiler, British Columbia ragazzi. Allora, taglia M, è una bici molto reattiva, totalmente full carbon, e adesso possiamo passare all'estimento. Allora, forcella Fox 36 160 Kashima, ammo Fox X2 Kashima 160, poi monta delle ruote Industry 9 27,5. E qua ragazzi, direi colpo di classe, dopo vi faremo sentire il mozzo come gira. Poi in seguito una caduta, ho dovuto montare nuovi freni e un nuovo manubrio, ho messo OPV4 e manubrio rental in alluminio. Ecco, hai fatto il colpaccio, dai, diciamo che avevi il Cromag. Esatto. Aveva il Cromag completo di torquato, però alla fine con rental è tanta roba comunque. Attacco manubrio originale, che è quello di Toto, BZA, Cromag 35 mm. Con trasmissione 12 velocità X01 SRAM. Quindi trasmissione completa SRAM X01 in carbonio, quindi abbiamo anche le pedivelle in carbonio per completare questa bici che è davvero davvero leggera e vi assicuro che sembra di utilizzare una bici da dirt. Ok, andiamo a terminare questo bike check con sella Cromag e pedali Cromag Contact. Anche qua pezzoni direi da bici da dirt jump. Come vi dicevamo, la bici è super reattiva, infatti ha questo sistema anche Progeo sviluppato da Rose, e infatti è settata come bici impact in questo momento perché è utilizzata principalmente per i salti. Lui appunto ha avuto modo di testare questa bici nei mesi scorsi nei bike park e tutto quanto, e come vi dicevamo prima, adesso sentite il rumorone che piacerà a tanti di voi. E qua, tocco di classe, sia per il colore, sia per il sound, che gasa sempre tutti. Allora ragazzi, la bici è proprio quella di Toto, quindi la bici di Toto, più noi, più salti, non ci resta altro che girare. Giusto il tempo di scaldarsi un attimo ragazzi, e il sole sta già calando, quindi purtroppo queste riprese saranno metà e metà. Adesso il nostro Christian ci delizia con qualche saltino. Stiamo improvvisando delle riprese fatte con un drone manuale ragazzi, con il loro aiuto, grandi boys. Adesso ci scaldiamo ancora un attimo e dopo vediamo di mandare qualche trick, giusto Christian? Giusto, yes. La situazione ragazzi, come vi dicevo all'inizio video, è abbastanza fresca perché purtroppo ha piovuto parecchio in questi giorni, i teli ci hanno salvato un po' la linea, però in alcuni punti si scivola e non scorre tanto la bici, ma stiamo comunque gasando. Adesso continueremo a provare qualche trick sull'ultimo salto soprattutto. Vai, ma flippo! Yo boy! Yeah! Cristian, cosa dici? Gasato? Stancante.
stancante, engasciato. Siamo passati sulla onboard camera, ragazzi. Situazione un pelo slippery. Andiamo per provare il no foot. Fatto, adesso cranny. Yo, grande zio, super gas. La situazione comunque si vede che è un po' bagnatina, eh. Allora, attenzione ragazzi, ora ci faccio un giretto anche io, nonostante i freni girati, ma qua i freni non servono. Veramente bella, super piccola e reattiva. Perfetto ragazzi, allora trick abbiamo andati, siamo soddisfatti. Full sand sempre, la bici è una bomba, comunque l'aveva già provata e la vedrete nei prossimi video sul canale. Più avanti uscirà un altro video sempre qua al park in condizioni migliori rispetto a queste, con una bella jam. Quindi adesso andremo a fare un'altra cosa matta con questi ragazzi qui. E niente, ringrazio tutti i presenti, soprattutto per il filming, per il riding e per il super mezzo. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi aspettiamo nel prossimo video. Yo! You know that I, yeah. I said you know that I.